giornata per rivivere le vecchie tradizioni della terra e del territorio per i molisani residenti a Roma. Al Palacavicchi di Ciampino, centinaia le persone che per tutta la giornata hanno partecipato all'iniziativa tra stand, balli, musica e tavole rotonde. Ma soprattutto sono stati testimoni di un protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Regione Molise. Su questo punto ha espresso la massima approvazione Antonino Molinaro, presidente dell'associazione Romol, organizzatrice dell'evento. È un momento bellissimo dove insieme a tanti molisani che sono qui a Roma, a tanti altri cittadini che si sono associati per solidarizzare con i molisani e a tanti altri cittadini che vengono direttamente dal Molise qui, devo dire abbiamo anche una bellissima presenza di aziende che sono venuti a mostrare, a dimostrare, a far conoscere i propri prodotti, i prodotti della terra del Molise, che è ancora una terra, io dico, vergine per un prodotto di altissima qualità. Per Giordano Tredicine, presidente della Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale, i molisani rappresentano un'importante realtà radicata sul nostro territorio con 37.000 unità, nonché un prezioso serbatoio di cultura e tradizioni. Una manifestazione all'insegna di alcune caratteristiche che credo che siano fondamentali in questo periodo, quello della cultura, della gastronomia, anche del sociale. È un'iniziativa che nasce il 5 novembre del 2012 sotto la guida della mia presidenza di commissione, attraverso il presidente dell'associazione che è un ex consigliere regionale del Molise, e credo che oggi sia fondamentale quanto più che mai unire queste forze tra il Molise e il Lazio, perché credo che queste due regioni possano, diciamo, scambiarsi anche reciprocamente turismo, prodotti culinari, cultura, ma anche tante altre cose. Noi oggi siamo ben felici di ospitare questa manifestazione a Roma, ma soprattutto anche di creare questa nuova rete nella nostra città. Tra gli ospiti presenti il parlamentare PDL Fabrizio Cicchitto e la presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Questo tipo di associazionismo si misura con le caratteristiche tipiche dell'Italia, che è una realtà che si fonda in modo molto rilevante sulle tradizioni, sulle storie regionali e locali, e guai se non ci si misura con questo, perché insomma in parte è l'originalità della nostra storia. Ho il dovere di ringraziarvi per tutto quello che fate, che avete fatto e che farete ancora nel nostro territorio per arricchirne chiaramente l'economia, la cultura, le tradizioni e chiaramente in uno spirito di straordinaria collaborazione. Soddisfatto dell'iniziativa Michele Iorio, presidente della Regione Molise. La comunità molisana a Roma è da anni inserita, insediata all'interno della società romana, soprattutto di alcune attività professionali, pensiamo ai profumieri, ai tassisti, i garagisti e professionisti di qualità naturalmente. È una bella giornata di festa, di amicizia, e credo sia una cosa molto importante.